As soon as José Mourinho was appointed as Roma's new manager last May, a mural of the Portuguese riding an iconic Vespa appeared on a wall in the capital's Testaccio district. Local street artist Harry Greb was the creative spirit behind this 21st century classic in the Eternal City. Mourinho veniva chiamato lo Special One. A Roma si fa presto ad unire le parole o comunque a scherzarci. Abbiamo detto lo Specialone. Come è venuto a mettere che da ragazzi c'era lo Specialino, che era una famosa Vespa. Ho giocato con questa assonanza e l'ho chiamato lo Specialone. Poi, una volta messo sui muri di Testaccio, è stato un boom. In quei giorni ho visto le persone che si fermavano, ho detto addirittura dei pellegrinaggi, cioè c'era la fila, cioè, lunghissima per poter fare un selfie, per scattare delle foto. Lo stesso Mourinho ha messo un commento sulla mia pagina Instagram. Poi anche il suo entourage mi ha ringraziato da parte sua e ho visto che la stessa Roma ha apprezzato, ha creato, diciamo, la scena dal vivo a Trigoria per la presentazione del personaggio Mourinho. Mi ha fatto molto piacere, sì, devo dire che è stata una cosa inaspettata. A Wander About Rome is a tour around a Harry Greb outdoor exhibition. His works are everywhere and quite often sport-related. We met him at the exclusive Urban Art Gallery, where his exhibition, In Your Face, was on show indoors. I miei lavori, il calcio torna spesso semplicemente perché il calcio fa parte in modo preponderante della nostra società, cioè è ovunque. E quindi io, raccontando cose d'attualità, viene da sé, insomma, il calcio fa parte del nostro quotidiano. L'arte di strada riporta delle emozioni, il calcio, i personaggi come lo stesso Maradona portano questa sensazione. Io a Maradona ho dedicato uno dei miei lavori qui a Roma. In realtà ha fatto emozionare tantissime persone, anche chi non era tifoso della squadra in cui militava. The artist has been a die-hard Roma fan since his childhood, when the giallorossi won their second scudetto. Era la Roma degli anni Ottanta, ero molto piccolo, però era una Roma fortissima che entusiasmava e che ci ha reso... Ero felice, mi ricordo che era una cosa bellissima, era una festa andare allo stadio, ma semplicemente anche solo parlare di Roma o avere le figurine in mano. From stickers to murals, Harry Greb's football heroes are bound up with pop culture. Just look at his portrait of Roma striker Nicolò Zaniolo 2 years ago. All'epoca ho rappresentato Zaniolo in veste da supereroe subito dopo il primo grave infortunio subito. Secondo me lui era l'astro nascente del calcio italiano. In realtà lo è ancora, perché poi è stato fermo 2 anni, quindi non ha potuto esprimere tutto quello che vale. Mi auguro che lui possa tornare quello che era all'inizio, quello che ha fatto vedere adesso, a un periodo così di appannamento, credo che sia fisiologico dopo addirittura 2 infortuni così gravi. Zaniolo, it's been so long without a goal. The Azzurri's triumph at the Euros also inspired the Roman artist, who picked Federico Chiesa as the symbol of Italy's magical summer. Mi serviva un giocatore che rappresentasse quella vittoria, quella genuinità, quell'entusiasmo e lui secondo me la impersonava in quel momento. È stata dal punto di vista sportivo eccezionale la vittoria degli europei, le medaglie alle Olimpiadi, la vittoria sensazionale di Jacobs. È stata, diciamo, da ricordare. Mi spiace solo che non ha vinto Berrettini a Wimbledon. Per il resto è stata eccezionale. Sono tifoso, quindi sono sempre speranzoso, diciamo. Se a fine anno Mourinho dovesse portare a casa qualche titolo, qualcosa farò sicuramente. Adesso mi sembra molto lontana questa ipotesi, però
ripeto, sono molto fiducioso.